Va tutto bene? No! No! Vitelli, buongiorno. Altezza. A che punto siamo col progetto dell'acquedotto? L'hai finito? Sì, maestro. Dal suo alloggio vedrà l'acqua scorrere all'orizzonte. Non avevo dubbi, Luigi. Sei un bravo architetto, amico mio. Grazie, maestro. Maestro. Come stanno i miei onorati consiglieri? Le loro opinioni sono vivaci, conflittuali, ma vivaci. Le sue fortune non servono per innalzare un palazzo, ma per innalzare il re sopra di esso. L'unica fortuna è questa. Il re sta sprofondando in questa foglia di Vanvitelli. Allineamenti celesti preannunciano profondi cambiamenti. Graziosa maestà, una buona giornata a lei. Anche a voi. Maestà, io vorrei... Altezza, prego, se lei potesse... Se voi poteste, signori, essere rapidi. Maestà, la imploro di riconsiderare le conseguenze politiche che noi avremo con i francesi, creando un palazzo, un parco molto più grandi e più spettacolari della loro Versailles. È la verità. È così. Di che cosa stai parlando? Abdicherei al trono di Napoli per prendere quello di Spagna. È vero? Sì. Potremmo discuterne in privato? Signori, adesso non è il momento. Hanno bisogno di me in Spagna, Luigi. Mio fratello è disperato per la morte di sua moglie e non è più in grado di regnare. La corona spagnola aspetta a me. Lascerò qui mio figlio, a Caserta, per regnare su Napoli e Sicilia. Costruisci per lui il nostro sogno, Luigi. Il nostro sogno, che quando me ne andrò mi strapperà il cuore dal petto. Rendici orgogliosi, Vanvitelli. Crea il nostro monumento per il mondo. Mostrami ciò che costruirai. Descrivilo. Fallo apparire, Vanvitelli. Ho pensato di realizzare l'acquedotto in modo che l'acqua brilli all'orizzonte, a 3 chilometri di distanza. L'acqua sgorgerà dalla fontana più vicina al palazzo, qui. La fontana Margherita. Là ci sarà il giardino all'inglese, con rarità botaniche da tutto il mondo. Con preziose rovine romane, posizionate ad arte negli anfratti e nelle macchie del giardino. La follia in mezzo allo splendore. Maria. No. Dimmi di più, voglio ricordarmene in Spagna. Dietro la fontana Margherita ci sarà un tributo al re dei venti, Eolo. Un'altra fontana? Coronata da un'altra, la fontana di Cerere. E quella di Venere Adone di cui abbiamo parlato? Sì. Niente sulla terra sarà paragonabile. Ma ne creerò
un'altra, maestosa, la più spettacolare. La prima ad essere riempita dall'acquedotto, dedicata a te. L'acqua cadrà come da una cascata e sotto la cascata, su un lato, Diana, attorniata dalle ninfe, intente ad immergersi nell'acqua, e sull'altro lato ci sarà Teone, che ha osato guardare Diana nella sua nudità, già parzialmente trasformato in un cervo e attorniato dai cani che lo divoreranno. Io non me ne andrò mai. Guarda attentamente, io sarò là. Nei grandi ingressi, nei saloni, sui tappeti di velluto, nello scorrere dell'acqua di Caserta. Io sarò sempre qui. Per sempre. Maria, la regina di Spagna, è morta. Rip the fourth British sweetie, journeys and then lovers meeting, ever wise man's song, the Lord, and the...
Se stai bene qui, possiamo fermarci finché vuoi. La ringrazio, signor Fitzgerald, ma ho già deciso di farlo. Le chiedo di perdonarmi. L'ho presa per Zelda. Vi assomigliate molto da dietro. Me lo prenderò come un complimento. Ma penso che la sua Zelda sia laggiù. È proprio lei. E grazie, sì. Zelda? Zelda? Chi è quella donna? Ero io. Centinaia di anni fa. Bell'atterraggio! Ti porta al comando! I pezzi grossi ti aspettano, bimba. Grazie, lo immagino. Lei porta gli strumenti della pace a questo tavolo e la sua bellezza porta di nuovo bellezza a questo continente. Stop! Che cosa c'era? A me sembrava che... Ne facciamo un'altra! Andiamo! Da impazzire. Mi sento come se la conoscessi, eppure... Grazie. Erano innamorati, ma mai amanti. La loro passione era alimentata da questo luogo, dalle sue possibilità. L'unione di bellezza e magnificenza che sorpassa di gran lunga la fisicità. Quello è stato un momento diverso. Azione. Altezza, va tutto bene. Come posso andarmene? È chiaro che non è possibile. Non è possibile che io permetta a qualcosa di portarmi via da qui. Qui è dove è nato l'amore. E io vi appartengo. Caserta è dove rimarrò per sempre. Stop. Dove è andata? La ragazza che era qui? La mia cameriera, quella che era qui nella scena. Respira con me. Respira ora. Eri da sola. Abbiamo deciso che volevamo un momento solitario, vulnerabile. Ma io sono... Meravigliosa. Mi hai strappato il cuore dal petto. Andiamo avanti.